Buonasera a tutti, carissimi amici che mi seguite con tanto affetto sempre in tutto il mio lavoro, in modo particolare con queste belle interviste video. E questa sera ho con me e in mia compagnia Andrea Ansevini. Benvenuto Andrea. Buonasera Daniela, e saluto poi coloro che ci stanno guardando. Grazie Andrea, grazie. Sono sicura che ci seguiranno tutti con tanto affetto. E Allora, infatti. sicuramente. Allora Andrea, tu sei un musicista e sei anche, fai anche altro nella vita, ma sei un appassionato di scrittura e di musica, tant'è che poi ti cimenti anche sia come musicista che come scrittore. Esatto. In modo particolare, hai anche degli ottimi riscuoti, anche un grande successo con la scrittura, perché tu Sì. hai scritto, insomma, hai scritto parecchio, hai partecipato anche come giurato a tanti concorsi letterari. Tu in quale anno hai iniziato, Andrea, a Sì. Ho iniziato a scrivere che scrivere? era il lontano 1995, 25 anni fa. Eh beh, sì, quindi hai messo da parte un bel po' di scritti. Sì, ho più di 1300 poesie a oggi, oltre 100 racconti e 5 libri pubblicati. Infatti ho letto nella tua biografia che poi tu, a parte che ti ho seguito, ammettiamolo che un po' ti ho seguito, nel 2017 tu hai pubblicato un bellissimo romanzo per le Mezzelane Casa Editrice, Oltre la Porta, Esatto, sì. Si che ti intitola ha così. fatto conoscere al grande pubblico, che ti ha dato grandissime soddisfazioni. Sì, con quel romanzo infatti sì, è stato un punto di svolta, diciamo, tra presentazioni in librerie, biblioteche, circoli, o da solo, in collaborazione con la mia editrice o con qualche altra mia amica con cui ho presentato, diciamo, ho fatto oltre 100 presentazioni. Eh sì, sei andato davvero alla grande, lo posso dire. Poi, avendo io visto un po' il tuo romanzo del 2017, ne è valsa la pena, sei molto bravo. Sì, infatti, poi ci siamo conosciuti anche a Roma di persona quella volta quando ho presentato, mi ricordo. Assolutamente ci siamo conosciuti, chiaramente per chi non lo sapesse, ci siamo conosciuti a Roma l'anno scorso per l'evento sulle note del tuo libro all'Orto Botanico di Roma e quindi lì ci siamo conosciuti. In quell'occasione tu presentavi, se ben ricordo bene, quel thriller scritto insieme con la collega Alessandra La mia Piccinini. amica Alessandra Piccinini, sì, abbiamo Alessandra. presentato questo libro giallo insieme dopo una piccola parentesi dei nostri singoli libri che avevamo fatto. Assolutamente, che sempre per che si chiamava poi Delitto In in casa alle casa Mezzelane. Mezzelane, cioè la casa editrice che poi ha Sì, in cui la pubblicato nostra, questo. diciamo, editrice, diciamo, viene assassinata oppure scompare, non posso svelare più di tanto. No, Lascio no, no. questo doppio interrogativo. Assolutamente, ti sei cimentato quindi anche con il thriller. Sì, esatto. Ma tu, Andrea, noi ora parliamo della tua ultima fatica letteraria, ovvero Vietato dormire. E anche lì ho notato che tu spazi in vari generi. Ma io volevo sapere da te qual è il genere letterario nel quale ti senti però più tu a tuo agio. Se c'è un genere letterario, eh? Sì, mi piacciono un po' tutti, però se dovessi preferire, preferisco più il fantasy, la fantascienza, un po' l'orrore pure che mi piace molto. E più che altro sono questi qui, quelli che preferisco più di tutti. E mi piace combinarli tra loro per fare un genere unico che racchiude questi tre generi a loro volta. Assolutamente, infatti. L'ho capito, l'ho percepito leggendo la tua ultima fatica che è Vietato dormire, che sono 20 racconti, è una raccolta di 20 racconti dove tu spazi in realtà in ogni genere.
Sì, si passa dalle fiabe, c'è racconti comici, ci sono racconti dell'horror, c'è racconti sul tema del bullismo, la violenza sulle donne, c'è un po' tutto. Esatto, c'è un po' tutto, assolutamente. È un libro molto, molto interessante. Perché mi è piaciuto tantissimo l'idea originale dalla quale sei partito, Andrea. Io quello che posso dire a tutti coloro che ci stanno ora guardando è che sei un autore con una grande fantasia, e questo credo sia importante, perché questo ti permette di esprimerti al meglio e di non poi fossilizzarti su un solo genere o su un solo argomento. Quindi questo credo che sia molto importante, e io proprio l'ho notato in Vietato Dormire. Sì, infatti non mi ha mai mancato la fantasia, ma sempre accompagnato da quando ho iniziato a scrivere, ancora oggi mi accompagna. Assolutamente, credo sia per un autore, direi, essenziale per... Sì. Ammetto di non aver conosciuto mai neanche il blocco dello scrittore, come capita alcune volte ad alcuni scrittori o scrittrici. Assolutamente, allora sei molto fortunato. L'ho notato in Vietato Dormire. E l'idea originale che mi è piaciuta è che tu hai basato questa raccolta di racconti su un dialogo tra un ragazzino, Mattia, e il suo nonno Goffredo, e questa è un'idea molto originale. Io direi che è anche un po' un'idea cinematografica, non so, a me mi ha dato questa idea, no? Di questa stanza dove poi l'ho molto immaginata proprio in immagini, il bambino, il ragazzino che ha una grandissima voglia di sognare, di conoscere il mondo, di capire il mondo degli adulti, e quindi desidera conoscere le storie, è curioso, è un bambino curioso e desidera conoscere le storie della vita, quelle che lui non ha vissuto, attraverso i racconti del nonno Goffredo. E io ho immaginato Mattia nel letto che poi con il nonno accanto che gli racconta, e il ragazzino che poi dopo ogni racconto poi sviluppa nella sua mente tutta una serie di sue riflessioni. Infatti c'ha ogni racconto, c'ha una sua morale ben definita, è un insegnamento di vita. Assolutamente. Diciamo, Andrea, qual è l'insegnamento che vogliamo trasmettere attraverso Vietato Dormire? Un insegnamento in base al tipo di racconto. Faccio un esempio. Esatto. Faccio un esempio sul racconto proprio pratico, proprio tipo: c'è un racconto che si chiama Il bambino di argilla, che ha come tema il bullismo, di un bambino che viene bullizzato. Il nonno insegna alla fine l'insegnamento che apparentemente non va bene bullizzare, prendersela con i più deboli, e Mattia deve essere forte, e diciamo a sua volta, e non prendere mai in giro i suoi coetanei, e diciamo quelli più inferiori di lui. Detto così in breve, assolutamente. Sì, dopo, sulla violenza sulle donne insegna che le donne non devono essere picchiate, ma devono volersi bene. Bisogna volergli bene, perché sono donne che fanno da ammirarle, perché fanno di tutto. Purtroppo però ci sono tanti uomini pure violenti nel mondo. Purtroppo sì, Andrea. Ecco, c'è un racconto che si chiama proprio un punto, questo qui, Il figlio del dolore, che tratta come tema il femminicidio. Esatto. È un racconto ispirato in parte a una storia vera che era capitata veramente, che conoscevo una mia amica che ha passato queste cose. Assolutamente. È chiaro che un autore poi prende ispirazione da tante cose, ovviamente, anche. Io invece prendo spunto da tutto quello che mi capita, diciamo, lo elaboro dentro di me, ci faccio questi racconti o fantasiosi oppure fantascientifici, e diciamo lì è un pochino. C'è anche un racconto poi horror in pieno stile Stephen King, posso dire. Magari. Mi piace, l'orrore è il genere di film che preferisco più in assoluto. Però vedi, tante cose che, diciamo, anche qua al paese dove sto, c'è una villa proprio. Con la mia fantasia ho fatto proprio un racconto che si chiama Il fantasma di Villa Nappi, una villa che sta qui a Polverigi, che esiste veramente. Assolutamente, vedi? Visto che c'è una chiesa di fianco così, mi sono detto facciamo un racconto dell'orrore ambientato qua, perché mi piace molto, anziché fare come tanti le americanate, mi piace ambientarli in Italia, più che altro nei posti dove sto qui intorno io, dove vivo. Assolutamente, sono d'accordo con te e sulla tua idea.
ce l'hai dato, diciamo, Ancona, Polverigi, questi posti qui intorno, nelle mie parti. Assolutamente, io credo che come tutte le zone di Italia debbano assolutamente essere messe in risalto e debbano essere poi conosciute un po' da tutti, quindi qualsiasi location, diciamo così, va bene, va assolutamente bene, non ci sono... Non amo immaginarmi delle ambientazioni lontane da noi autori italiani, è inutile che ci ambientiamo una storia da noi che si adattano. Infatti io magari sono l'unico che va controcorrente, diciamo, anziché ambientarli in America, in qualche stato, in Inghilterra, mi piace ambientarli nei posti qui intorno. Assolutamente, sono d'accordo, è inutile recarsi Come a New dicevo, York. racconto il fantasma di Villa Napi in questa chiesa. Io ci ho anche presentato qualche tempo fa, ci ho presentato appunto pure lì, oltre la porta, dentro questa chiesa. Assolutamente. Per esempio, mi è piaciuto Originale, al tantissimo. solito, c'è una chiesa. E mi è piaciuto tantissimo anche un altro racconto che fa parte di Vietato Dormire, che è Ida, la bambola malefica, come io dicevo, in perfetto stile Stephen King. Sì, è una bambola. Anche lì è frutto della tua fantasia. Che ha poteri, chi è che la prende in giro, se, diciamo, manda le maledizioni a queste persone. Esatto. In questo caso la morale sarebbe che praticamente le persone bisogna volergli bene, non bisogna mai prenderli in giro e approfittarsi della loro bontà. Assolutamente, Andrea, assolutamente. Mi incuriosisce molto il titolo Vietato Dormire. Ecco, spieghiamo a chi non ha ancora letto, ma che poi lo leggeranno, questa tua bellissima raccolta Vietato Dormire, perché, Andrea? Io lo so perché l'ho letto. Sì, perché sono racconti che fanno stare svegli chi è che leggerà, appunto perché i temi trattati sono questi temi che abbiamo letto poco fa di questi vari argomenti. E appunto, Vietato dormire, perché alcuni racconti, diciamo, ti fanno stare sveglio perché ti prenderanno veramente, nel senso, quando uno legge ti entrano dentro e non ti faranno veramente alla fine di ogni capitolo dormire in modo tranquillo. Alcuni ti Assolutamente. lasceranno un po' così, diciamo, spiazzati col finale che è. E alla Sì. fine uno rimedita, appunto uno non dormirà. Vedi, in genere, Andrea, quando si fanno delle raccolte di racconti, ci si immagina sempre che in linea di massima il genere sia più o meno sempre quello, no? Mentre Sì. invece tu hai davvero spaziato molto, di racconto in racconto, il lettore resterà sorpreso perché si passa in un sol balzo, come tu hai detto, dal fantasy all'horror, al thriller, e quindi questa varietà di Sembra argomenti. posto. Non ti ho sentito, Andrea, dimmi. Con naturalezza, come se nulla fosse, si passa da un genere a un altro come se niente fosse. Esatto. Ma quindi tu, Andrea, per te risulta molto naturale scrivere? Nel Sì. senso di quando inizi a scrivere, non scegli il genere, è il genere letterario che sceglie te, credo. Sì, esatto, è lui che mi viene incontro, inizio a scrivere, c'è questo genere che mi viene incontro e allora prendo e scrivo di quello che sento in quel momento. Mi piace, diciamo, molto improvvisare. Assolutamente. Per esempio, c'è un'altra cosa che mi piace moltissimo, è il tuo modo di scrivere, che è molto importante, sai, Andrea. La tua scrittura innanzitutto è spumeggiante, è molto lineare, ma è molto immediata. Ora voglio usare un termine semplice, tra virgolette, ma le cose semplici, Andrea, sono le cose più belle, più Quello importanti. che preferisco più in assoluto, le cose semplici, quelle che fanno subito impatto. La stessa cosa Bravissimo, penso anch'io. bravissimo. Sai, sembra che quando ora che noi ci siamo già preparati le domande e le risposte, ma in realtà è tutto fatto in diretta, ovviamente. Sì, Quindi, tutto improvvisato perché così, non ho foglie e niente scritto da nessuna parte. non ti ho passato le domande prima di farti l'intervista, quindi No, no, è un ammetto che non sapevo nulla, stiamo parlando proprio dal vero, senza niente di improvvisato, tutta la cieca. Assolutamente, Sì, è assolutamente molto più bello.
ci siamo ritrovati sulla stessa lunghezza d'onda. La mia esperienza, la tua esperienza ci porta poi a comprendere bene poi quali sono le peculiarità di un autore, e scrivere in maniera chiara, semplice, innanzitutto è la cosa più difficile del mondo, credo sia molto difficile, perché non è semplice, soprattutto non sei autoreferenziale, non ti parli addosso, non hai presunzione. No, mi piace rimanere così umile come sono e così voglio andare avanti. Assolutamente, perché così si raggiunge, credo, un grandissimo pubblico, un vasto pubblico. In fondo io credo che noi dobbiamo partire dal presupposto che è come se questo poi, se questa raccolta di racconti l'avesse scritta il bambino Mattia. Quindi dobbiamo entrare nell'ottica di una ingenuità, innocenza di fondo che ha il bambino nei confronti della vita. Lui è alla ricerca della scoperta del mondo, e più va avanti, più il nonno va avanti nei racconti, più lui ha sete di sapere. Questo è un messaggio bellissimo, Andrea, mi è piaciuto tantissimo questo messaggio. Ringrazio. E penso che piacerà pure a molti quando lo leggeranno. Assolutamente, perché mandi anche un messaggio molto importante, che è quello delle nuove generazioni che desiderano conoscere le cose che non conoscono attraverso gli occhi dei propri nonni, dei loro nonni. Non si deve dormire, infatti, non bisogna dormirci su come purtroppo tanti fanno. Bisogna essere svegli, appunto. Noi, tutti quanti noi, abbiamo avuto dei nonni che ci hanno raccontato delle tradizioni, delle storie. Io, la mia stessa nonna, i miei stessi nonni, sia materni che paterni, mi hanno raccontato tante storie, anche storie dell'horror, davvero, delle storie come tu hai fatto, in modo che poi abbiamo potuto sviluppare la nostra immaginazione, abbiamo immaginato poi davvero con i nostri occhi di bambini, abbiamo immaginato poi la vita, come sono accaduti realmente i fatti. Esatto, infatti un racconto che sta sempre dentro questo libro, che si chiama Tramonto tra le stelle, è un racconto che anni fa mi ha raccontato mia nonna, dopo va bene, io l'ho adattato, ho fatto che è il nonno che racconta al nipote questo racconto, però ho preso spunto da una cosa che mi ha raccontato molti molti anni fa mia nonna. Assolutamente, Andrea, assolutamente, te l'ho detto, lo abbiamo detto prima. L'autore è come un radar che capta tutto ciò che gli è intorno per poi immagazzinarlo e poi riversarlo sulla pagina bianca. Esatto. Assolutamente. Andrea, quale tipo di pubblicità tu stai facendo per Vietato Dormire, sapendo che siamo ancora in una fase di ci muoviamo, non ci muoviamo, facciamo attenzione, il distanziamento sociale e quant'altro. Come pensi ora di muoverti? A parte le interviste radio e video come quella che stai facendo con me, che ovviamente si possono fare online. Faccio più che altro, sì, pubblicità appunto online, ogni tanto postando il trailer, il book trailer di questo libro, oppure mettendo, diciamo, un piccolo banner in cui si racconta di cosa parla a grandi linee questo libro, sulla mia pagina e anche sulla mia bacheca Facebook. Quindi mi muovo un po' così. E fino adesso devo dire che a distanza di venerdì, che è una settimana che è uscito, la gente ha risposto ancora prima che uscisse proprio, quando ho iniziato un mesetto fa circa a annunciare questo libro, molto positivo. Ho già fatto diverse spedizioni, è arrivato in diverse parti d'Italia già questo libro. Okay. Adesso questo fine settimana ne farò delle altre, e quindi hanno risposto in modo molto molto positivo. E le copie che ho mandato a stampare già l'ho quasi finite. Assolutamente, anche perché poi questo... veramente la gente è stata molto sveglia, non ha dormito, diciamo. Io credo che le persone poi si affidano molto all'autore. Se un autore ha una certa credibilità, è evidente che poi sono maggiormente invogliati a leggere il libro di quest'autore, e tu nel corso di questi anni ti sei fatto ben volere con tutti i tuoi libri precedenti. Sì, infatti, a parte l'inizio, il primo libro proprio in assoluto, ormai 10 anni fa, che è stato un po' così così, però dopo nel tempo, piano piano, è stato un crescendo continuo, fino arrivare appunto a questo 2017, quando ho fatto Oltre la Porta.
In cui ho ricevuto anche una menzione speciale come scrittore emergente in mezzo a una serata dei big nazionali. È vero. Si chiama Gli Oscar delle Stelle, una serata che ha condotto Benedetto Maria Ladisa con l'ex Miss Italia Nadia Bengala. Assolutamente. C'erano sul palco gente come Sandra Milo, Pino Scaccia, Michele Mirabella, tutta questa gente qui famosissima. Io ero lì con loro. Tu da anonimo, tra virgolette? Sì, da anonimo, giocando in casa, visto che qui a Polverigi mi sono ritrovato questa serata, è stata una bellissima cosa e ho ancora oggi tutto impresso nella mia memoria. È stata una serata stupenda. Assolutamente, Andrea. Io so che è vietato dormire, lo hai pubblicato in self. Sì, come ho fatto il primo libro mio proprio, La Porta Misteriosa, sono ritornato al self, perché ogni tanto faccio un po' in self, un po' con carte elettrici. Ma bisogna fare così, in modo che poi si deve sperimentare un po' di qua e di là per riuscire a ben stanziarsi in questo difficile mercato editoriale. Sì, ogni tanto infatti sì, è bello cambiare, mettersi in gioco con qualcos'altro, rinnovarsi. E a me queste cose, mettermi in gioco proprio, mi è sempre piaciuto, fin da quando iniziavo a scrivere le prime poesie, quando ho scritto le canzoni ancora prima con un gruppo musicale, mi è sempre piaciute queste cose. Assolutamente, mettersi in gioco. Allora, chi scrive? Perciò prima io ti dicevo che ho apprezzato tantissimo la tua scrittura immediata e tra virgolette semplice, che arriva immediatamente, perché non sei uno di quegli autori pretenziosi che già dalla prima riga, per mia esperienza che io ho, esperienza di quasi 20 anni, io capisco subito quando c'è questo autore che si parla addosso. Esatto. Ed è una cosa tremenda. Sì, Perché lo capisci infatti. subito, no? Come parte immaginandosi di essere Marcel Proust e poi invece è soltanto Vinco Valla. Sì, infatti, quello che penso anch'io, meglio essere semplici. Infatti a me con queste cose semplici, con queste cose che faccio, mi è capitato diverse volte anche andare in strada, in qualche centro commerciale, che c'è la gente che mi riconosce da YouTube. Dai video che Assolutamente. faccio mi è capitato diverse volte, anche addirittura la gente mi ha chiesto gli autografi per stare, i selfie insieme, e mi è capitato diverse volte, il che fa molto piacere. Io mi fermo e ci sto molto volentieri, perché amo proprio il contatto con la gente, con il pubblico. Assolutamente è così, Andrea. Bisogna saper essere sinceri con il pubblico, perché il pubblico si accorge subito quando stai mentendo, quando sei una persona presuntuosa, arrogante, se ne accorge. Ammetto sì che ho trovato anche gente invidiosa che mi ha dato contro, però io senza scompormi niente sono rimasto tranquillo come se niente fosse, ho risposto con le buone maniere e amici come prima. Anzi, c'erano alcuni proprio andati via in malo modo che non vedevano che mi incavolavo, ma io difficilmente mi arrabbio, c'ho molta molta pazienza e diciamo preferisco rimanere sempre così. Tanto se mi arrabbio dopo tutti, vedi, si è offeso, allora rimango tranquillo e non me ne frega. L'importante è che non offendano in modo pesante, allora poi scatta la denuncia. Vabbè, certo, quello mi sembra normale, quello. Sì. Bravissimo, Andrea, è l'atteggiamento migliore in questo mondo di invidiosi, direi. Sì, purtroppo ce ne sono tanti e tanti altri ne incontrerò strada facendo, ma non me ne frega. Chi vuole stare dietro mi sta dietro, chi non mi ci vuole stare, tanti saluti. Allora, Andrea, diciamo che quindi vietato dormire e dov'è disponibile, Andrea? Dove lo possono acquistare tutti i lettori? Chi lo vuole acquistare basta che lo chieda a me tramite il mio profilo Facebook Andrea Ansevini oppure tramite la mia pagina proprio che si chiama pure questa pagina Andrea Ansevini, perché al Assolutamente. momento nei negozi non è distribuito, poi adesso prossimamente lo caricherò anche in digitale. Assolutamente. Prossimamente lo carichi in digitale, quindi possono contattarti in privato e te ne possono richiedere una copia. Anzi, a maggior ragione tu puoi fare una dedica personalizzata, direi che è Certo. molto, Lo vendo molto. io alla spedizione in persona, basta che mi lasciano un indirizzo, dopo chi è che è nella zona lo porto di persona, chi non è nella zona lo spedisco. Infatti l'ho detto, già la settimana scorsa ho spedito diversi pacchi, adesso questo fine settimana ne spedirò degli altri, che mi è stato molto molto richiesto, mi sta andando molto a ruba, ho quasi finito proprio, tra poco devo fare la seconda di stampa. Benissimo, Andrea. Allora posso dire che vietato dormire è quasi alla seconda ristampa e quindi siamo molto contenti, ovviamente, perché Andrea Ansevini è un bravo scrittore e che scrive in una maniera
davvero particolare ed originale, perché ha la sua mano, il suo modo di scrivere, e questo è essenziale per farsi riconoscere immediatamente. Ogni autore deve avere un proprio stile e Andrea Ansevini ce l'ha. Quindi mi raccomando, in bocca al lupo Andrea per tutto. Grazie. Grazie per essere stato in mia compagnia questa sera con me, e ringrazio tutto il pubblico che ci seguirà in questa nostra intervista esclusiva con me. Grazie a te Daniele, grazie pure io, ringrazio il pubblico che ci sta guardando e spero di ritrovarci poi presto per qualche altra occasione. Assolutamente, spero di incontrarti anch'io live ad una qualche fiera o ad un qualche evento. Sì, infatti, speriamo. E vi saluto, ve lo mostro, eccolo qua. Chi lo volesse, eccolo qui. Andrea, mostriamo il libro. La copertina è straordinaria per giunta, è anche molto bella, molto molto bella. Sì, infatti, il bambino è sveglio mentre il mondo intorno a lui dorme. C'è la luna e le stelle che dormono, c'è una canna da pesca immersa nell'acqua e chi dorme non piglia pesce. Il bambino appunto resta sveglio perché è desideroso di scoprire quello che c'è intorno. Ecco perché poi si spiega il titolo bellissimo di Vietato dormire. Esatto. Grazie a tutti, grazie Andrea e grazie a grazie tutti coloro Daniela. Che hanno seguito. Grazie, oh. E buonasera Andrea. Ciao, buonasera.